Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento a cura del capoluogo.it in vista del voto del prossimo 10 marzo 2024 per le prossime elezioni regionali. Vi stiamo accompagnando a questo importante appuntamento per l'intera regione attraverso le nostre video interviste ai candidati. È tornato oggi a trovarci negli studi del capoluogo Paolo Federico, candidato con Forza Italia, quindi con il centrodestra, a sostegno di Marco Marsilio. Benvenuto. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Abbiamo detto in occasione appunto dell'intervista di presentazione di Paolo Federico che non si tratta sicuramente di un volto noto e abbiamo avuto modo di ricordare le diverse esperienze maturate negli anni. Attualmente sindaco di Navelli, sindaco che conosce quindi sicuramente molto bene la situazione delle aree interne ed ora candidato alle elezioni regionali con il centrodestra. Tra i temi caldi di questa campagna elettorale, perché in questo secondo appuntamento cercheremo di entrare nel dettaglio di quello che è il suo programma elettorale, c'è quello relativo alla sanità. Si parla spesso dei problemi, l'attualità recente però parla di una nuova rete ospedaliera per l'Abruzzo. Ecco, di cosa c'è bisogno da questo punto di vista e cosa darà questa nuova rete ospedaliera? Beh, intanto grazie della domanda, un saluto ai video lettori e cominciamo a entrare nelle problematiche che io vorrei affrontare e comunque quali sono le mie proposte. La sanità benissimo, la rete ospedaliera, la riforma che c'è stata, benissimo, però intanto vanno potenziati e migliorati i servizi erogati all'interno di queste strutture. Faccio un esempio, non è pensabile oggi avere delle lunghe file al CUP, al Centro Unico di Prenotazioni, dove si passano ore e ore, bisogna potenziare semplicemente con l'apertura di due o tre sportelli in più, si snelliscono le file. Come bisogna potenziare i servizi per snellire le lunghe attese? Non è pensabile che per fare una mammografia o una TAC bisogna attendere anche un anno. È un fatto gravissimo nel 2024, cioè non può essere questa cosa. Quindi bisogna potenziare anche a costo, e lo dico ovviamente passando per accordi sindacali, stipendiali, riconoscimenti nei confronti dei professionisti che vanno sempre valorizzati e attenzionati, anche a costo di lavorare magari in ore serali piuttosto che ore, non voglio dire notturni. Quindi, ripeto, senza mortificare i professionisti, cioè la classe medica, perché hanno bisogno di molta attenzione, fanno lavori delicati e sono anche esposti a rischi giornalmente. E questo è il primo aspetto che io vorrei proporre e quindi vorrei migliorare. L'altro aspetto, vista la complessità della nostra regione, ma in particolar modo della provincia dell'Aquila, un territorio enorme, vasto, composto da oltre 100 comuni, dove peraltro per fare, facciamo un esempio, da Roccaraso all'Aquila ci vogliono circa 2 ore di viaggio. Allora, non è pensabile tutto questo. Allora, facciamo una sanità di prossimità, ovvero di territorio. Ci sono già i distretti, basta potenziarli, laddove non ci sono li andiamo a realizzare con servizi ambulatoriali che consentono alla gente di evitare lunghi viaggi e soprattutto lunghe attese per fare un esame. Ecco, dalla sanità passiamo proprio ad un altro dei temi sicuramente caldi e sempre attuali nel corso delle campagne elettorali, ovvero quello dei trasporti. Ha già accennato a quelle che sono le difficoltà anche a livello di collegamenti in quello che è il territorio della provincia dell'Aquila. Da questo punto di vista, di cosa c'è bisogno in regione? Ma in particolar modo si parla spesso di una regione a due velocità tra la costa e le aree interne, sicuramente anche il discorso legato alle carenze infrastrutturali è in un certo senso causa di questa diversa velocità che non rende omogenea la situazione a livello regionale. Di cosa hanno bisogno queste aree interne dal punto di vista dei trasporti, delle infrastrutture? Le aree interne innanzitutto hanno bisogno di ammodernare la rete viaria. Partendo già dal territorio dell'Aquila, basta pensare all'incompiuta strada statale 17, adeguamento e miglioramento del tratto L'Aquila-Castelnuovo di San Pio delle Camere, che ahimè ormai è ferma da oltre 15 anni. Quindi basterebbe già incominciare dal miglioramento di questo tratto. Seconda ipotesi che ho proprio
rilanciato qualche ora fa, qualche giorno fa, c'è questa possibilità di accorciare il tratto tra L'Aquila e Pescara o migliorando e ultimando il tratto di strada con le pietrobussi sul Tirino, o addirittura l'ipotesi a suo tempo proposta dall'Università dell'Aquila in collaborazione anche con Mondo Anas, di una galleria sotto, proprio sotto Colle Pietro. In entrambi i casi andremo ad accorciare il tratto L'Aquila-Pescara di quasi 20 km, 20 all'andata, 20 al ritorno sono 40, e poi vorrei aggiungere anche lì nella vena che c'è in ognuno di noi di risparmiatori o comunque di ambientalisti, che pensare fare 40 km in meno significa carburante, costi, ambiente che viene danneggiato in meno e tutto il resto. Questo per fare un esempio. Poi c'è tutta la rete marsicana che bisogna sistemare. Spesso leggiamo di incidenti su strade strette, incroci non segnalati. Quindi il mondo stradale è tutto da migliorare, è tutto da consentire collegamenti rapidi e veloci. Ovviamente passa anche per un miglioramento della rete dei servizi pubblici, quindi servizio su gomma, quindi mi riferisco ai pullman, al trasporto pubblico, che ahimè negli ultimi anni insomma, abbiamo piuttosto assottigliato il numero dei servizi piuttosto che aumentarli. Potremmo citare, per fare un esempio, la problematica L'Aquila-Roma e Roma-L'Aquila, dove ormai i pullman sono veramente pochi e quindi bisogna creare. Ma ribaltiamo il tutto alle zone interne, credo che qui bisogna pensare. Pensate Castel del Monte, per arrivare all'Aquila c'è, credo, un trasporto al giorno, un pullman al giorno, ma non può essere. Allora creiamo un sistema di minibus, se non ci fosse l'utenza, per cercare in qualche modo di portare i cittadini di Castel del Monte e degli altri paesi dell'alta montagna a valle, per esempio con la creazione di un hub a Barisciano. Quindi, insomma, c'è tanto da fare. Poi c'è la problematica annosa della ferrovia, che io eviterei in questo momento di entrarci perché meriterebbe una trasmissione soltanto A la rete parte. ferroviaria. Certo, abbiamo parlato quindi di quelli che sono i problemi principali, tra l'altro cronici, di quello che è il nostro territorio. Parliamo però anche di possibilità di sviluppo futuro, una possibilità che passa sicuramente dal turismo. Abbiamo riscoperto durante il Covid-19 la bellezza dei borghi, soprattutto l'hanno riscoperta tutti coloro che arrivavano magari dalle città, no? Sì, Perché si viveva, diciamo, con la regola del distanziamento sociale. Ecco, come rilanciare questi borghi? Lei, lo abbiamo detto anche in apertura, da sindaco di uno dei comuni comunque delle aree interne, vive proprio da vicino quelle che sono le difficoltà di questi territori, ma conosce bene anche le bellezze del territorio della provincia dell'Aquila. Ecco, la volta scorsa le abbiamo chiesto come vede l'Abruzzo tra 5 anni, in questo caso parlando proprio concretamente di ciò che si può fare, delle iniziative che si possono attuare, dal punto di vista turistico, cosa possiamo aspettarci? beh, intanto partiamo da un dato. Noi abitiamo in una regione bellissima, la regione verde d'Europa, quindi credo che non debba aggiungere altro. Dopodiché, per entrare nel tema specifico, quindi quello che riguarda il mio collegio elettorale, quindi tutta la provincia dell'Aquila, partiamo da questo. Abbiamo borghi, emergenze urbanistiche, architettoniche, emergenze ambientaliste, prodotti di eccellenza. So, abbiamo di tutto, non ci manca nulla, bisogna soltanto creare alcuni servizi e creare la rete. La rete e soprattutto la promozione, perché noi promuoviamo poco quello che abbiamo. Io faccio due o tre esempi concreti di cui credo di essere stato attore in modo principale. Il Cammino del Gran Sasso, un progetto proposto da 10 giovani imprenditori che il GAL, di cui io sono presidente, ha fatto proprio, lo ha finanziato. Mi sembra di sentire numeri da record, 10-15 mila presenze in pochi mesi, ma possiamo parlare di paesi narranti attraverso un altro operatore turistico che sta andando molto bene. Poi voglio aggiungere che proprio in questi giorni partirà un altro progetto importantissimo, finanziato dal Ministero del Turismo, di cui il GAL, è stato beneficiario, unico progetto peraltro di questa regione, tengo a sottolineare unico progetto perché abbiamo proposto qualcosa di concreto, cioè cosa? Promuovere le bellezze della provincia dell'Aquila nel suo insieme, attraverso piattaforme, attraverso pubblicità, attraverso comunicazione. Ovviamente tutto questo passa per una concertazione degli attori. Guardate,
Io mi sono sempre confrontato con i miei cittadini, con gli imprenditori, con gli artigiani, con i commercianti e figuriamoci sul settore turismo, dove io voglio puntare per lo sviluppo concreto, serio e in prospettiva per quelli che sono i giovani che decidono di rimanere in questo territorio, di crescita per tutti noi. Grazie a Paolo Federico. Grazie a voi.